Quello là deve essere il campo. Sei pronto? Aspetta. Un secondo. Tre mesi e non hai trovato niente. No, scusa, aspetta un minuto. Abbiamo... Comandante! Quello deve essere Lazarevich. È stato beccato mentre rubava manufatti dal sito numero 5. Tu mi tradiresti per questo? No, Zoran. Posso spiegare? No, non ce n'è bisogno. Sono circondato da traditori e idioti! Che ne dici di rovinargli la bella giornata? Falla. Dividetevi! Controllate il perimetro! Via! Forza! Andiamo! È tutto tuo, amico. Ti copro da qui. Show sta per iniziare. Si vede. Non ci paga abbastanza per questo schifo. Ne ho abbastanza delle tue lamentele. Così. Si vede. Ehi, questo Lazarevich non perde tempo, Sully. Dovresti vedere quanta roba. Ha un dossier su ogni spedizione alla ricerca di Shambhala. Fin dal 1600. E i diari di Marco Polo? Eccoli. Fai in fretta, non hai molto tempo. Sì. Il pellegrino meritevole avrà un lasciapassare d'oro per superare gli ostacoli sulla via di Shambhala. Cosa dovrebbe significare? Lo chiedi a me. Oh, ecco qua. Fu con grande pena che lasciai i miei compagni al loro fato. Un fato segnato dal carico tremendo che portammo da Shambhala. Forse pensavano che lo tsunami fosse una punizione divina. Un secondo. Diavolo. Sully, non credo che la pietra cintamani sia qui. Cosa? Senti qua. Avrei preferito subire l'ira di Kublai Khan in persona, piuttosto che prendere la pietra cintamani dallo scrigno sacro. Marco Polo non ha mai avuto la pietra. Ma allora, di quale carico tremendo parlava? Non lo so. Beh, se la pietra non è qui, che diavolo sta cercando Lazarevich? Shambhala. Qua nel Borneo. È un po' fuori strada, non pensi? Forse sta cercando di seguire Marco Polo a ritroso fino a Shambhala. Perché? Perché la pietra è ancora lì. Clu, puoi parlare? Aspetta. Sì, ci sono. Senti, durante gli scavi hanno trovato corpi o resti di qualche tipo? No, ora che mi ci fai pensare, niente, perché? Più di 600 persone sono naufragate e non ci sono i corpi, non ti sembra un po' strano? Dove sono finiti? Dove andresti se arrivasse uno tsunami? Su un'altura. Bingo. Scommetti che l'equipaggio di Marco Polo lo troviamo sulla montagna. Clu, riesci a raggiungerci? Sto già arrivando. Bene. Nate, devi uscire da lì. Devi lasciarmi ancora un minuto, Sully. Non ce l'hai un minuto. Perché? Sono morti. Oh, merda. Dividetevi! Stai giù, amico, ti copro io. Cos'è? Ho trovato un corpo giù. Fanno sempre comodo. Dividetevi! Oh!
arrivano da sinistra. All'inferno. Sono troppi. I rinforzi. Non abbassare la guardia. Faccio il possibile da qui. Maledizione! Senti, ragazzi. Deve fare male. Giù la testa! Eccomi, Sally! Ah, gran colpo! Merda! Dammi una mano, abbatti la torre! Eccomi, Sally! Ah, gran colpo! Deve essere di qua. Wow, Sally, guarda quelle pietre. Ora sì che si ragiona. Guardate qua. Ci siamo. Ehi. Ehi.
Sembra che ci siamo. Forse è l'ultimo approdo dell'equipaggio di Marco Polo. Andiamo a vedere. Ah, questo posto avrà almeno un migliaio d'anni. Almeno. Giù per di qua. Wow, sembra che abbiamo fatto centro. Ah, qua ci saranno almeno un centinaio di corpi. Guardate i loro denti, sono tutti neri. Diavolo, sono tutti così. Ehi, forse ho trovato qualcosa. Qui. Ancora resina. L'ho già vista questa. Sully, serve luce. Wow. Oh. Un attimo. Questo è sangue. È dappertutto. È stato un vero massacro. Ok, seguiamo le macchie di sangue. Vediamo dove ci portano. Si interrompono su questo muro. Già, è strano. Si muove un po'. Sully, dammi una mano. Oh, è di nuovo il momento di spingere. Mi sono fatto male. Le tracce portano qui. Cielo, altri corpi. Oh mio Dio. Sarò paranoico, ma ho la netta impressione che si siano uccisi a vicenda. Andiamo, Nate. Ti stai lasciando impressionare.